Dopo 4 anni di lavori è terminata la completa ristrutturazione della sede della Misericordia di Montemurlo. Adesso tutto è pronto per l'inaugurazione di questo nuovo spazio che ospiterà 4 ambulatori, ma soprattutto offrirà nuovi servizi per la popolazione. Il taglio del nastro è in programma domani in occasione della festa per i 92 anni dalla fondazione della Confraternita di Montemurlo. Nel nuovo lotto di circa 110 metri quadri di superficie ci sono 4 ambulatori medici. Uno ospiterà il servizio di diagnostica per immagini con una importante novità. L'ecografia potrà essere fatta anche a domicilio in caso di paziente allettato o impossibilitato a recarsi in ambulatorio. Una possibilità che arriva per la prima volta a Montemurlo. Il secondo ambiente ospiterà un centro odontoiatrico, un servizio che sarà aperto anche ai meno ambienti. Attraverso prezzi calmierati o addirittura gratuiti. Saranno la Caritas parrocchiale e i servizi sociali del comune a segnalare i casi. Individuare delle persone che hanno necessità di effettuare questo tipo di interventi, appunto, di tipo dentistico, che non hanno la possibilità di farlo per questioni economiche, lo faremo pro bono, dedicando appunto delle giornate per loro. Altro spazio importante sarà il punto prelievi convenzionato con l'ASL. Si tratta di una nuova apertura molto attesa dalla popolazione che da tempo ne chiedeva l'attivazione. Anche qui a Montemurlo verrà aperto questo punto prelievo convenzionato con l'ASL. Questo di Montemurlo fa parte insieme a altri punti prelievo che verranno aperti su altre zone dell'area Pratesi e di un progetto appunto di avvicinare i servizi di più al cittadino. Il quarto e ultimo ambiente di nuova realizzazione deve essere ancora assegnato e viene messo a disposizione di medici specialisti che vorranno utilizzarlo come ambulatorio. L'avvio di questi servizi è previsto entro la metà del mese di ottobre.